Good evening everybody, buonasera a tutti. Siriguayo. So, by the grace of my Sadhgurus, again we have a chance to have satsang. Con la grazia dei miei Sadhguru abbiamo ancora l'opportunità di avere un satsang. So, in order for this satsang to be effective, in order to take us to the truth, near to the truth as much as possible, let's follow it with all of our attention. Quindi affinché questo satsang sia efficace e ci possa portare il più vicino possibile alla verità, Sat, cerchiamo di stare ben attenti. Life, it's all a play of attention. La vita è tutto un gioco di attenzione. Attention is what gives meaning, purpose to life. L'attenzione è ciò che dà scopo, significato alla vita. Life is worthwhile living if we live it in Surat. La vita è degna di essere vissuta se la viviamo con attenzione in Surat. Otherwise, it just passes by without really touching us. Altrimenti passa senza veramente toccarci. But a meaningful life, a pleasant life, a joyful life, it's a life of involvement. Ma una vita piacevole, una vita significativa, una vita intensa, deve essere una vita di coinvolgimento. You know, there are people, spiritual paths, that have this theory that we have to watch life passing by without involving ourselves. Sapete, ci sono sentieri spirituali che hanno questa teoria o filosofia che la vita va osservata senza farsi coinvolgere. I could say that a life of this kind of a miserable life. Direi che una vita di questo tipo è una vita un po' misera. Life has to be lived fully. La vita deve essere vissuta pienamente. Only this way it gives us real pleasure. Soltanto in questo modo ci dà vero piacere. Only in this way it becomes a joyful event. Solo in questo modo diventa un evento gioioso. So, we begin with satsang. Satsang is the most, to my understanding, satsang is the most important thing in life. Quindi cominciamo dal satsang. Per me il satsang è la cosa più importante della vita. Because in satsang we deal with truth. Poiché nel satsang noi abbiamo a che fare, trattiamo la verità. So, when we deal with truth, let's be very much in Surat. Quindi quando abbiamo a che fare con la verità, cerchiamo di essere in Surat, cerchiamo di essere attenti. Especially here, at least here, let's be attentive, specialmente qui. Almeno qui, cerchiamo di essere attenti. So, in this satsang, I'm going to sing a bhajan by Guru Arjan Dev Ji, which is a very famous bhajan, it's a well-known bhajan. Everybody in the Sangha knows it. If you go to any Gurdwara in India, Duk Banjan Teranam, it's a bhajan that is sung very often and in many melodies. Quindi in questo satsang voglio commentare Duk Banjan Teranam, che è un bhajan molto famoso, è un bhajan che viene cantato in tutti i sangat, in cui cantano i bhajan perlomeno. Se andate in India, o anche in Occidente, credo, in qualsiasi Gurdwara potrete sentire questo bhajan cantato in varie melodie.
I also know it with three melodies. I'm going to sing it in the beginning with one melody, and at the end of the satsang, before the meditation, I'm going to sing it with another melody. Anch'io lo conosco con tre melodie. Quindi all'inizio ora lo canterò con una melodia e alla fine del satsang lo canterò con un'altra melodia. So please listen to it with all of your attention. If you know it, you can sing along with me and just dive into it. Or let it dive into you. Same thing, more or less. Quindi ora lo canterò con una melodia, alla fine lo canterò con un'altra melodia. Se lo sapete, cantatelo anche voi con me. Cercate di tuffarvi in esso o lasciate che esso penetri in voi. Più o meno la stessa cosa. So, Duk Banjante Ranam. Duk Banjante Ranam Ji Duk. Banjan tera naam dukh banjan tera naam ji dukh banjan tera naam at pahare aradiye at pahare aradiye puram satguru gyan ji dukh banjan tera naam dukh Banjan tera naam ji dukh banjan tera naam jit gat vas para brahm jit gat vas para brahm soi suavatao ji dukh banjan tera naam dukh Banjan tera naam ji dukh banjan tera naam jahan kankar nire naavi jahan kankar nire naavi rasna hari gun gaav ji dukh banjan tera naam dukh banjan tera naam ji dukh Banjan tera naam seva surate na janiya seva surate na janiya na jane arad ji dukh banjan tera naam dukh banjan tera naam ji dukh banjan tera naam ਉਤ ਤੇਰੀ ਜਗ ਜੀਵਨਾ ਉਤ ਤੇਰੀ ਜਗ ਜੀਵਨਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਗਮ ਗਾਦ ਜੀ ਦੁਖ ਪੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਦੁਖ ਪੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਦੁਖ ਪੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਦੁਖ Banjan tera naam ji dukh banjan tera naam bhai kirpal gozaiyan bhai kirpal gozaiyan nate sog santa ji dukh banjan tera naam dukh Banjan tera naam ji dukh banjan tera naam tativao na lagadi satguru rakhe aap ji dukh banjan tera naam dukh Banjan tera naam ji dukh banjan tera naam dukh banjan tera naam ji dukh banjan tera naam Guru Narayan da jagru Guru Narayan da jagru Guru sach sir jane har ji dukh
Banjan tera naam dukh banjan tera naam guru tutte sab kich paya ਗੁਰੂ ਤੁੱਤੇ ਸਭ ਕਿਛ ਪਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਦ ਬਲਿਆਰ ਜੀ ਦੁੱਖ ਬੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਦੁੱਖ ਬੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਦੁੱਖ ਬੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਦੁੱਖ ਬੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਦੁੱਖ ਬੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਦੁੱਖ ਬੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਦੁੱਖ ਬੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ Your name is the pain remover. Il tuo nome pone fine al dolore, ci libera dal dolore. So, which is the name about which Guru Arjan Dev Ji here is talking about? Per cui qual è il nome di cui Guru Arjan Dev Ji qui parla? Nam in Hindi or Punjabi means name. Aapka naam kya hai? What's your name? Nam in Punjabi o in Hindi significa nome. Aapka naam kya hai? Come ti chiami? Nam. So can be the name of anybody, even a name of God, remove the pain. Per cui possiamo chiederci poi il nome di qualcuno, anche un nome di Dio, liberarci dal dolore. I doubt it, honestly, truthfully. I doubt it. Bene, ne dubito che il nome di qualcuno, anche uno degli infiniti nomi di Dio, ci possa liberare dal dolore. So what is the name of which Guru Arjan Dev Ji talks about here? Per cui qual è il nome di cui Guru Arjan Dev Ji qui parla? Guru Nanak used to say, Nam is the power that created the all creation. Nam is light. Is the God into expression power. That's the Nam about which Guru Arjan Dev Ji is talking about. Guru Nanak dice, il tuo Nam ha dato origine a tutta la creazione. So this, per cui questo Nam è il potere di Dio in espressione. Questo potere che è luce e suono che ha dato inizio a tutta la creazione. So, this Nam power, it is that incredible divine power that manifests and keep manifesting everything in this vast creation. Quindi questo potere del Nam è quel potere divino che ha manifestato e continua a manifestare tutto in questa vasta creazione. How big this creation it is, Guru Nanak again says, nobody knows really. Quanto vasta è questa creazione, Guru Nanak ancora dice, nessuno lo sa. Universes upon universes, multi universes. Universi su universi, molti universi. How many they are? Who knows?
Quanti sono? Chi lo sa? But you know, it's very easy to get to it. God is infinite. So his creation, it's also infinite. Ma è facile giungere a una conclusione. Dio è infinito, tutti lo sappiamo. Quindi la sua creazione, che è la proiezione di se stesso, è infinita quanto lui. Per cui non c'è inizio, non c'è fine. So there is no beginning, there is no end. It's just above, so much above our capacity of understanding. È così tanto al di là della nostra capacità di comprensione. It is so much above any calculation. No mathematics can reach it. È così al di là di ogni calcolo. Nessuna matematica lo può misurare. No number can measure it. No meter can measure it. Nessun numero, nessun metro lo può misurare. È infinito, è eterno. Immutabile eppure muta in continuazione. It is infinite, eternal. It is immutable, but keeps changing. Whosoever tries to understand this divine reality, somebody says, can never fathom it. Chiunque cerchi di capire questa divina realtà, qualcuno dice, non ci riuscirà mai. Fallisce sempre. Because it's beyond any understanding, at least intellectual understanding. Perché è al di là di ogni comprensione, perlomeno al di là di ogni comprensione intellettuale. It is something that you can experience, not understand. È qualcosa che si può sperimentare, non capire. So, this numb power is what removes all the pain from our life. Per cui questo potere del numb è ciò che libera la nostra vita da ogni dolore. How does it do it? Come accade? Come avviene? It happens by coming in touch with it, tuning in with it, by tuning in with it. Accade entrando in contatto con questo potere, sintonizzandoci con questo potere. It's not coming in contact, really. It is tuning in, plugging in. Non è entrare in contatto, veramente. È più appropriato il termine sintonizzarsi, collegarsi. It's like a river. It's like an ocean. Now you can put your feet into the water of a river, the water of an ocean. Or you can dive into it. Putting your feet into it is barely beginning to understand it. But if you dive into it, then you really come to know it. Mettere i piedi nell'acqua di un fiume, nell'acqua di questo oceano divino, cercare di capirlo. Ma se ci tuffiamo in esso, solo allora lo capiamo. It's a matter of becoming one, coming to union. È una questione di giungere all'unità, giungere alla fusione. So here we don't understand the experience. Per cui qui non si capisce, non è qualcosa da capire, qualcosa da sperimentare. What is this numb power, this divine power? Let's melt into it, then we will understand what it is. Che cos'è questo potere divino? Bene, sciogliamoci in esso, allora lo capiremo. But you know, so many scriptures, so many books have been written trying to describe the greatness, the vastity, the immensity of this divine power. Ma sapete, così tante scritture,
Così tante pagine sono state scritte per cercare di descrivere questo potere divino. But we are at the beginning of it. Who can reach the end of it? Ma siamo solo all'inizio di questo. Chi può raggiungere la fine di tutto questo? So better not try so much to understand and describe better experience. Better become one with it. Quindi cerchiamo, smettiamo di cercare di capire. Cerchiamo invece di diventare uno con questa realtà. And how do we become one with this reality? By going above the mind. E come diventiamo uno con questa realtà? Superando la mente, andando oltre la mente. Sadhguru Kirpal, my beloved Sadhguru, he used to say, put one foot on the mind, the next step will lead you directly into the lap of God. Mio amato Sadhguru Kirpal diceva: mettete un piede sulla vostra mente, il passo successivo vi condurrà direttamente nel grembo di Dio. So the mind here is the obstacle, per cui la mente qui è l'ostacolo. So much has been said about this. About this, I think all the great mystics agree. Così tanto è stato detto su questo, e credo che riguardo a questo tutti i grandi mistici di qualsiasi tradizione sono d'accordo. La mente è il muro, la mente è l'ostacolo. Mind is the wall, mind is the obstacle. If we go above the mind, then and only then we can experience this coming together, becoming one. Se superiamo la mente, se andiamo oltre la mente, soltanto allora potremo sperimentare questa unione. So for this, we have to meditate on this non-power. We have to come to perceive this non power. Per far questo dobbiamo meditare su questo potere del non. Dobbiamo percepirlo. So lots of practice is needed here, not so much talking, practice. Quindi qui tanta pratica è necessaria, non tanto parlare, ma praticare. But so difficult to find somebody who does a lot of spiritual practice in order to unite this non-power. Ma è così difficile trovare gente, qualcuno, che faccia così tante meditazioni da poter entrare in contatto, in unione con questo potere del non. In my life I have met so many meditators. Nella mia vita ho incontrato tanti meditatori. Devo dire, ho incontrato tanta gente che cercava di meditare, pochi che veramente meditassero. I must say, I have found many who were trying to meditate or who are trying to meditate, but few were really meditating. Devo dire, pochissimi che abbiano veramente fatto in periodi della loro vita, quella intensa meditazione, quella grande meditazione che ci permette di veramente unirci a questo potere divino. And I must say, very, very few, really, that have done so much meditation, at least in periods of their life, by which they could come and to experience this union, this state of unity. Unity of what? Unità di che? Unità dell'anima individuale con l'anima universale, dell'io individuale con l'io supremo, della coscienza individuale con la coscienza universale. Quindi l'unità della coscienza individuale con la coscienza universale, dell'anima individuale con l'anima universale.
o l'io individuale con l'io supremo. These are all terms. There are some people who stick to the terms. No, you must not say like this, you must say like that, because that's the way. These are just terms. These are just words. They really do not mean much. Sono alcuni che danno così tanta importanza alle parole. Non devi dire così, non devi dire così. Sono giusto termini con cui si cerca di descrivere una realtà che è al di là di ogni termine. So they're just terms by which we try to describe a reality which is beyond any terms. It's an ami, beyond any name. È un ami, al di là di ogni nome. Nameless. So that's where we want to go. That's where we have to reach. Per cui lì è dove vogliamo andare, lì è ciò che vogliamo raggiungere. L'unità assoluta con l'assoluto. The absolute unity with the absolute. So, meditate day and night. Guruji is telling here. This is the knowledge of the perfect master. I know only this, nothing else, he says. Quindi meditate giorno e notte. Questa è la conoscenza del perfetto Sadguru. Dice, so solo questo, guardate, non so nient'altro. We people in this world, we claim to have so much knowledge about so many things. I know this, I know that. I know everything. Everybody is ready to boost up himself and believe that I know things, I know how things are. In questo modo tutti sono pronti a dichiarare io so tutto, io so come stanno le cose, io sì che so. But Guru Arjan Dev Ji here says, look, I don't know anything. The only thing I know it is that I have to meditate day and night. Quindi Guru Arjan Dev Ji qui dice, guardate, io non so niente, io so solo una cosa, che bisogna meditare giorno e notte. If you want to reach this supreme reality, that's what we have to do. If you want to deeply dive into this light, into this sounding light, then we have to make day and night, at least for periods in life. If you can do it always, which is rather impossible, I would say, but at least in some periods in our life, we have to do it. If you want to come to know this and experience this. Quindi Guru Arjan Dev dice, guardate, io so solo questo, che bisogna meditare giorno e notte se vogliamo conseguire questa unione. Non so nient'altro, so solo questo. Purtroppo ci sono pochissime persone, veramente. Capita raramente di incontrare qualcuno che perlomeno in certi periodi della sua vita sia pronto a meditare giorno e notte, a meditare sempre. How do we meditate day and night? Does it mean that we don't sleep at all? I don't think it's possible for any human beings. Maybe for some days can be. But normally we have a period of wake and a period of sleep in life. Cioè, che vuol dire questo medita giorno e notte? Vuol dire che uno ries può riuscire a meditare 24 ore al giorno? Forse qualche giorno può essere fatto. Se si entra in profondo samadhi può accadere, ma altrimenti normalmente la gente ha bisogno, vive un periodo di veglia e un periodo di sonno. The thing is that if during the day we are so much connected with this divine power, we have so much of this constant Simran in our mind, then even during the night, even when we fall asleep, we will continue to be tuned in. We will dream about our master. We will have wonderful visions, even in dreams. It will continue even in dreams. So it will be like meditating day and night. Il fatto è che se riusciamo a meditare intensamente durante tutto il giorno e mantenere un Simran costante,
Allora, anche quando ci addormenteremo, sarà come meditare. Avremo sogni fantastici del nostro maestro, rivelazioni nei sogni, esperienze fantastiche nei sogni. Quindi sarà come continuare a meditare anche durante il sonno. That's how it goes. So, that's what any real seeker of truth should try to do, at least in some period of life, of our life. Let's give up all the involvement with this world and let's try to dive deeply in che ogni sincero ricercatore della verità dovrebbe fare, perlomeno in certi periodi della nostra vita. Cerchiamo di lasciar perdere tutto e di impegnarci, di dedicarci completamente alla meditazione. In this way we will experience as much as our potential allows this state of union. In questo modo sperimenteremo per quanto il nostro potenziale personale permetta questo stato di unione. Am I talking nonsense? Do you think I'm talking nonsense? I'm talking about things that I don't know, that I never experienced. Then you are wrong if you think like this, because I'm talking about things that I know, that I have experienced myself. Pensate che stia parlando di cose insensate, di cose che non conosca? Vi sbagliate. Sto parlando soltanto di cose che conosco e che sono parte della mia esperienza personale. I can say really, how many spiritual retreats I've been attending in my life? Some of 3 days, some of 7 days, some of 10 days with my master, with my brother satsangis, my children satsangis. So many of them. Non posso contare quanti ritiri nella mia vita ho fatto da solo. Con i miei maestri, con i miei fratelli e sorelle satsanghi, con i miei figli satsanghi, tantissimi. 3 giorni, una settimana, 10 giorni. By myself, I've had retreats for, I can say years sometimes, months, very long, intense spiritual retreats. This way, I have come to know that what Guru Arjan Dev says here is very true. Quindi ritiri di mesi da solo, di anni all'inizio, 2 anni. Per cui quello che Guru Arjan Dev qui dice, io so che è vero per esperienza. So, I wish so much, really. I really want so much, would like so much to meet, some satsangis, to initiate some satsangis who will be able to do that amount of meditation that I've done in my life. But I must say, up to now, it didn't happen. It never happened. Vorrei così tanto poter iniziare alcuni satsanghi, alcune persone che riuscissero a fare tanta meditazione quanto ne ho fatta io in questa vita. Purtroppo non succede, ancora non è successo di incontrare persone che vengano sulla via, abbiano quel tipo di risveglio spirituale che ebbio all'inizio e riescano a fare tutta quella meditazione che io feci all'inizio o che ho fatto durante la mia vita. Sorry, but it has not happened up to now. To meet satsangis, people who come on the path and they have the kind of spiritual awakening that I had in the beginning, and that they're able to do that amount of meditation that I did in the beginning and then in the many years to come. So I'm waiting for this. Quindi sto aspettando questo, spero tanto che venga qualcuno che abbia quel tipo di risveglio spirituale. I hope that somebody will come to have that kind of spiritual awakening.
I would like it so much. But, you know, I heard many times Santajai Singh telling, it's a matter of good luck for a seeker of truth to find the perfect living master. But it's also a matter of great luck for a Sadguru to find a perfect, good-willing disciple, a very good disciple. So it's in his will. If it is meant to happen, it happens. If it is not meant to happen, let his will be done. Quindi dipende un po' dalla sua volontà. Se è nella sua volontà, accade. Che se si dice che se un vero ricercatore della verità trova un perfetto maestro vivente, è estremamente fortunato. E allo stesso modo, Sanji diceva, se un perfetto maestro incontra un vero discepolo, anche lui è estremamente fortunato. Per cui sto aspettando questa fortuna, spero che accada prima o poi. So I'm waiting for this good luck. I hope it happens sooner or later. Anyway, Guru Arjan then keeps going on in this poem by telling us that the within in which Parbrahma dwells is a very beautiful place. Quindi continuiamo in questo canto, nella lettura di questo canto, nel commento di questo canto, in cui Guru Arjan Dev Ji, nella riga successiva, ci dice che quell'intimo, quello spazio interiore di qualsiasi essere umano, in cui Parbrahma o l'essere supremo dimora, è un bellissimo luogo. So, it's a wonderful place, that place in which the Supreme Being dwells. That's what Guru Arjan is telling here. Quindi qui Guru Arjan ci sta dicendo che è un bellissimo posto, quel luogo in cui quest'essere supremo dimora. It becomes like a garden. It becomes like a heaven. Diventa come un bel giardino. It diventa come il paradiso. That's how we become really beautiful beings. When this Parbrahma, the Supreme Being, dwells within us. Ecco quando diventiamo esseri veramente belli. Quando questo Parbrahma, quest'essere supremo, dimora dentro di noi. Because, you know, it's not like the wind that blows and passes away. Perché sapete, non è come il vento che soffia e se ne va. No, it enters inside of you. It permeates you. It compenetrates all of your being. No, entra dentro di voi. Permea tutto il vostro essere. Vi compenetra. So when this supreme being finally, at some point, dwells within you, it goes deep into your cells. It goes deep into the atoms that form your cells. Quindi quando questo Parbrahma dimora dentro di voi, penetra profondamente nelle vostre cellule, penetra profondamente nelle atomi che formano le vostre cellule. That means that we become saturated with divinity. Questo significa che diventiamo saturi di divinità. Diventiamo esseri divini. Fantastico. We become divine beings. Fantastico. It's not me telling, it's Guru Arjan Dev telling. Non sono io che lo dico, è Guru Arjan che lo dice. Quando il Parbrahma dimora in voi, diventerete esseri fantastici. Esseri bellissimi. So, he's telling that when this Parbrahma dwells within us, we become a very beautiful place. An amazing place. All of our being will radiate divinity. Tutto il nostro essere radierà divinità. And what more?
What is more specific? What is that specific place from which this divinity radiates from a person? E qual è quel luogo specifico della nostra forma anatomica da cui questa divinità irradia maggiormente? So, the specific place from which this divinity radiates mostly from us, it's our eyes. Quindi quella parte anatomica da cui questa divinità irradia maggiormente da noi quando ci compenetra sono i nostri occhi. Eyes are the windows of the soul, isn't that so? Gli occhi sono le finestre dell'anima, non è così? So if you want to see this divinity radiating from a human being, look into his eyes, into her eyes. And if you see this divine light radiating from the eyes, then it means that it's inside of him, inside of her. Quindi se volete vedere, verificare se in qualcuno si è manifestata questa divinità, bene, guardatelo, guardatela negli occhi. Se vedete quella luce divina irradiare da quegli occhi, allora vuol dire che è dentro di lui, è dentro di lei. Se no, no. So we become very beautiful. We become divine beings, Guru Arjan Dev says. If this Parabrahma comes into us within us, but this happens when we do what he says in the line before, when we do this meditation day and night. Quindi diventiamo esseri meravigliosi quando questo Parabrahma viene a dimorare dentro di noi, dice qui Guru Arjan Dev. Ma questo accade se facciamo quello che lui diceva nella linea prima, nella riga prima, nel verso prima. Se meditiamo giorno e notte sul Naam divino, sul potere divino. With my understanding, means mental understanding, I don't know how to serve you. Nor do I know the ways of worship. Nella strofa successiva ci dice: con la mia comprensione non so come servirti né conosco i modi con cui adorarti. The life of the world has your support, O my unfathomable Sadguru. La vita del mondo ha il tuo sostegno, o mio insondabile Sadguru. So, with my understanding, I don't know how to serve you, I don't know how to worship you, per cui con la mia comprensione, la mia capacità limitata mentale, non so né come servirti, né come adorarti. La vita del mondo ha il tuo sostegno ed è solo col tuo sostegno che possiamo arrivare a capire, a conoscere come servirti e come adorarti. The life of the world has your support, O my unfathomable Sadguru. And it's only with your support that we may come to understand, to know how to serve you, how to worship you. È soltanto per sua grazia che possiamo arrivare a capire, a comprendere il modo giusto di servire il divino e di adorarlo. So, when he comes into his will, when he gives us his support, then we will meet our Sadguru. He will teach us the path that is the path which is the most appropriate for us. And by doing the meditation according to that method, we will realize the supreme Parabrahma. Quindi, se abbiamo la fortuna di incontrare il nostro Sadguru, attraverso la grazia del nostro Sadguru, la sua bontà, egli ci insegnerà, ci inizierà al cammino spirituale e ci insegnerà il modo in cui
adorare questo essere supremo per poi servirlo. The true service to the supreme being, to our supreme Sadguru, it comes by first knowing how to worship him. And I will say that this is not something that we learn, it's something that happens with us. Quindi il giusto modo di servire quest'essere supremo, questo nostro Sadguru, lo capiremo soltanto se avremo questo suo sostegno, questa sua grazia. Soltanto allora lo capiremo. So, it's really a matter of experiencing. It's really a matter of getting that wave of grace. It's really, we don't learn it. It's a wave of grace that is given to us. It is transmitted to us. Veramente non impariamo queste cose. Queste cose ci sono trasmesse per grazia divina. If we are ready, then when we meet Sadhguru, such an incredible spiritual awakening happens. So we know, we come to know automatically all these things. He will teach us how to worship him, how to serve him. And we just do it. We just do it. It will just happen. Quindi accadrà, accadrà spontaneamente. Perlomeno così è stato per me. Incontrai il maestro Kirpal e non dovetti veramente imparare niente da lui in quanto a conoscenza verbale, in quanto poi non capivo neanche niente di quello che diceva. That's how it went with me. I met my beautiful Sadhguru Kirpal and I can say I didn't learn anything from him intellectually, really, because I couldn't even understand him. He was speaking to us in English. I didn't understand the word of English at the time. So he was not, you know, being converted in a special doctrine, in a special religion, in a special theology or philosophy. No, it didn't happen like this with me. Because as I say, when I met Master Kripal, I didn't speak English, I didn't understand anything of what he said. Per cui, come spesso dico, quando incontrai il maestro Kirpal, io non fui convertito in niente, né in una dottrina, né in una filosofia, né in una teologia o una religione, perché non capivo niente di quello che diceva. Yes, somebody tried to translate a few words, or whatever, even at initiation, when I was initiated by him, I understood just very few things of what he said. Was a lady who was trying to translate some of his words, but most of them I didn't catch, I didn't grasp, I didn't understand, but I didn't need it, because what I needed was there with such an abundance, his divine power was there with such an abundance, that understanding his words, it was really the least thing that I needed. Ma non avevo bisogno di capire niente di quello che diceva, anche se c'era qualcuno che mi traduceva qualcuna delle sue parole, ma nell'insieme non capivo niente perché ero così poi, ero così preso, ero così assorbito, assorto in questa divina radiosità che emanava da lui, che era così onnipervadente in quella stanza, che non avevo bisogno di capire niente. Che la comprensione intellettuale ci può servire per arrivare poi a sperimentare quella condizione, ma io lo stavo sperimentando spontaneamente, non avevo bisogno di capire intellettualmente. The intellectual understanding may help us to then understand when we experience, when we finally tune in with this divine power and we experience it, maybe it can be of some help, but I didn't need this because I was already so much tuned with this divine power. So it's not a matter of, you know, intellectual understanding. It's a matter of plugging in, coming together, unite with it. Quindi non è una questione di capire intellettualmente, è una questione di collegarsi, di unirsi, diventare uno con questo fiume di coscienza divina.
It's a matter of becoming one with this river of divine consciousness. So, when God becomes gracious, all the worries and problems disappear. Per cui nella strofa successiva, Guru Arjan ci dice che quando Dio diventa misericordioso o compassionevole, tutti i problemi e le preoccupazioni svaniscono. I agree fully with him. Again, I may repeat myself, but when I met Master Kripal, before I met him, I was going to India. It was a very long trip. I was 20 years old. I didn't know how, what was really going to happen to me. Sometimes I was very worried. I had problems. I was worried about what's happening with my life. Is this quest in which I'm involved going to take me to anywhere? Will something happen? Is there really a God? Am I dreaming about all of this? Is it a fantasy? Or it's a real experience? I mean, you know, all these things are sometimes crowding my mind. It's just your dream. It's a real thing. All these experiences that you have had, are they real? Does this all exist really, or is it just your dream, your fantasy? Quindi quando andavo in India, durante il viaggio che durò un mese, spesso mi assalivano questi pensieri in cui mi dicevo, ma queste esperienze che tu pensi di aver avuto, pensi che siano veramente reali? Pensi che esista veramente quello che tu stai cercando? O è giusto una fantasia tua, un'illusione tua? Quindi questi pensieri certe volte mi angosciavano. E cosa succedeva? Che spesso quando veramente diventavano angoscianti, allora era come se a un certo punto si apriva la coscienza e sperimentavo uno stato di assoluta tranquillità, assoluta pace, assoluta beatitudine, direi, in cui mi veniva detto: stai tranquillo, vedrai che andrà tutto bene. So during this trip when I was going to India, which lasted for a month, I must say, you know, it went via land, it was a very long trip. So sometimes these kind of thoughts and worries would crowd my mind, in which I would be thinking, but is it true what you are looking for? These experiences that you have had, are they true? Are they real? Does really exist anything above this physical world, this physical reality? Or is it just a dream of yours, an imagination of yours, an illusion of yours? So when these thoughts crowded my mind, it would become very oppressive and I would feel really oppressed by them. And so I was kind of choking into them. But then, there would come an expansion of consciousness and I would feel so released. I would feel so wonderful. I would feel so blessed. It was such a bliss. And there would come this certainty that, don't worry, you're going to find what you're looking for. Everything will be fine. Just keep going. So when I met Master Kripal, all of these disappeared, really. Really, they were blown away by the very strong wind of grace. And I couldn't even remember them anymore. I was so much uplifted that I couldn't even remember all these thoughts, all these worries, all these problems. Per cui quando incontrai Maestro Kripal, fui così tanto innalzato che non riuscivo più nemmeno a ricordare tutti questi problemi, queste preoccupazioni, queste angosce della vita riguardo a dove stiamo andando, dove sto andando. So it's very true what he's telling here. When God becomes gracious, when you get the grace of God, the blessing, then all the worries, all the problems, they just disappear. You don't even remember them. That's very good. That's great, really. When this happens into the life of a human being, that's the greatest blessing that you can get. So, the hot wind does not affect the Sadhguru himself protects. He keeps insisting, keeps telling that
When Sadhguru protects, when God is gracious with you, even the hot wind does not hurt you, does not harm you. You know, in the West, we don't really know these hot winds. In India, they know them very well. And of course, Guru Arjan Dev was an Indian. He was an Indian man. And he knew very well that when in May in India blows this very hot wind, it's straight burning, my God, it's so hot that he really is very it's really very difficult to stand it. One can really be troubled by it. I've been in India in May, in June, in July, in all these hot months, August, September. I've been in India in all possible months of the year. So I know this fact. When it's the hot winds blow, it's really troublesome. But here Guru Arjan says that even the hot winds do not harm you when Sadhguru protects, when you have the blessing of God, in a few words. Quindi sono stato in India in tutti i mesi possibili, maggio, giugno, aprile, maggio, giugno, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, e so che maggio è il mese veramente in cui soffiano questi venti caldi, maggio, giugno, e diventa veramente difficile sopportarlo, perché è così caldo. Il vento normalmente porta al refrigerio, ci porta sollievo, d'estate. Invece, quando anche il vento diventa caldo, allora anche quello non dà sollievo. Wind normally in summer brings a breeze of freshness, of life, well-being, but when it is so hot that even the wind does not give any release, doesn't give any well-being, then it's really too hot, then even the wind burns. So Guru Arjan Dev Ji is saying here, even this wind does not disturb you when Sadhguru protects you, when you get the blessing of your Sadhguru, of God. So this means, in a few words, that when we get the grace of God, all the troubles of life, all the problems of life, all the sufferings of life, we don't really care about them. We just overlook them. They are there. Life is full of problems for everybody. But if we are so blessed and we have the grace of God with us, then we don't really care about the problems, about the troubles. We just overlook them and keep going. So, this is what Guru Arjan Dev Ji here is talking about. Per cui Guru Arjan Dev Ji ci sta dicendo qui che se abbiamo la grazia di Dio, in sostanza, tutti i problemi della vita, che sono tanti e ci sono per tutti, non ci toccheranno, non ci triboleranno. Poiché questa onda di grazia è così superiore a qualsiasi altra cosa possibile. Per cui non sentiamo più l'effetto di queste cose, non ci toccano più, perché siamo così tanto in pace con noi stessi. So all these facts of life do not touch us anymore, really, because we have found so much peace in ourselves. The Master is God, and the Gracious One is the Guru, the Master. And Master is the true Creator. Points of view, of course. This is the point of view of Guru Arjan. Punti di vista, naturalmente. Il maestro è Dio e il misericordioso è il Guru. E il maestro è il vero creatore. Questo è il suo punto di vista. We may argue with him and say, how can he say that the master is God? The master is a man, he's not God. Quindi potremmo discutere con lui e dire, ma come puoi dire che il maestro è Dio? No, il maestro è un essere umano come noi, mangia, si ammala, beve, deve svolgere tutte le funzioni fisiologiche come tutti gli esseri umani. Come può dire che Dio è limitato da un corpo umano? Questo potrebbe essere il nostro punto di vista, ma il suo punto di vista è diverso.
So we may say, no, you're mistaken. How can you say that a man is God? This master that you understand him to be your master is, after all, a man. He has a human body and he has to undergo all the limits, physiological limits that all the human beings that live in a human body have to undergo. So how can you say there is God? We can argue about this. This is our point of view, but his point of view is different. Because in his point of view, this person that we understand to be a human being, it is God personified. In that person, in that body, in that mind, in that spirit, God is working. So he's not connected anymore with the man that we normally see. He is connected with the God dwelling in that man. And that's what he cares about. That's what he wants. That's what he minds about. The human being, the human side of the mass, he doesn't care about it anymore. He only sees the God in him. Quindi, qui Guru Arjan Dev ci sta dicendo che in sostanza, bene, voi vedete l'essere umano, ma io ormai sono collegato con l'aspetto divino di questo essere umano. In lui io riconosco la luce divina che ha permeato tutto il suo essere, il suo corpo, la sua mente, il suo spirito. Io ho visto e sperimentato che in questo essere umano c'è presente il divino, quindi non sono più collegato col lato umano della sua persona, ma col lato divino della sua persona. So it's a matter of point of view, it's a matter of perspective. This is the point of view of Guru Arjan. We can't argue with it because for him it was like this. Quindi è una questione di prospettiva, una questione di punto di vista. Questo è il punto di vista di Guru Arjan. Non possiamo discutere con lui. È il suo punto di vista, è la sua esperienza. Per lui, il suo maestro, che poi era suo padre fisico, Guru Ramdas, che era il guru di Guru Arjan, era anche suo padre. Ma grandioso, perché è difficile vedere Dio nei propri genitori, anche se è presente nei propri genitori, perché i figli raramente riescono a vedere, a sperimentare questa cosa nei propri genitori. Ma lui è stato straordinario perché è riuscito invece a vedere questo, sperimentare questo in suo padre. So Guru Arjan was very great because it's very difficult for any children of any parents to see God present, even if he is there present, is very difficult for the children of anybody, even of a God realized person, to see that divine being in that person, in that father or mother, whatever. So Guru Arjan was very special man, very special master, holy man. Because he could see God in his father. That was his guru. So double recognition, so to say. Very special. Quindi molto insolito, molto speciale, il fatto che riuscisse, sia riuscito a vedere Dio in suo padre, che era anche il suo guru. So we should bow down to such a great man who was so humble, so obedient, so faithful to his father, so much that he could see God in him and tell it as he's doing here. Look, my father, that is my guru, is also my God. E riuscire a dirlo, come sta facendo qui, che mio padre, che il mio guru, è anche il mio Dio. In him I see, experience and perceive God. In lui vedo, sperimento e percepisco Dio. Great. When the master is pleased, one gets all the things. Nanak sacrifices himself on such one. So all these great blessings, they come when the master is pleased, when he blesses us. Then we get all the things. Quindi tutto questo accade, secondo quello che dice in questa strofa, cioè quando il maestro è contento
è compiaciuto di noi, allora si ottiene tutte le cose possibili. Nanak si sacrifica per un tale essere. Quindi tutto questo accade, in sostanza, qui ci sta dicendo Guru Arjan, quando il maestro diventa contento di noi. Quando riusciamo a vivere quello stile di vita, a fare quelle cose, a dire quelle cose e a fare quelle cose, per cui lui diventa contento di noi. So when we are able to live such a life, when we are able to say such things and do such things by which he is pleased, then we get all the things. If you are able to please our master, the God in him, not the human being, then we get everything. Quindi se riusciamo a compiacere il nostro maestro, il Dio in lui, non l'essere umano, se riusciamo a compiacere quell'aspetto divino del maestro, allora otterremo tutto ciò che è necessario per la nostra realizzazione. We get everything which is necessary for our realization. Nanak, Cesir Guru Arjan bows down to such a being. Qui Guru Arjan Dev dice, Nanak, cioè se stesso, si inchina a un tale essere. I would do the same. I would really bow down and kiss the feet, even if dirty and muddy, of a person who would be able to implement all of this in his or life. Anch'io sarei pronto a inchinarmi e baciare i piedi, anche se sporchi, fangosi, puzzolenti, di una persona che riesce a vivere tutto questo nella sua vita, a concretizzare tutto questo. So, as we have seen, Guru Arjan Dev Ji in this beautiful bhajan has told us so many beautiful things. Quindi, come abbiamo visto, Guru Arjan in questo bellissimo canto ci ha detto tantissime cose fondamentali, importanti. These are the things about which the masters always talk about. But, you know, it's very nice to see them from so many points of view, to go over them again and again. Quindi questo è ciò che i maestri sempre ci dicono, ma è importante, è bello viverle e sentircele dire in così tanti modi, così da rinnovare sempre questa nostra comprensione delle cose. So it's very good for us to listen to these teachings again and again so that we are renewed in our understanding. We are refreshed in our understanding. That's what Santa Jaip Singh used to say. Masters come to refresh it, to make it bright new again. The teachings, of course. Questo è ciò che Sanji diceva spesso. I maestri vengono per ravvivare, per rinnovare, ringiovanire l'insegnamento. Make it fresh. Appealing. Fresco. Attraente. Vivo. So, we want to thank Guru Arjan Dev Ji for this beautiful bhajan, which is so full of meaning. Quindi vogliamo ringraziare Guru Arjan Dev per questo bellissimo canto che è così pieno di significato. E cercheremo di applicare nella nostra vita questo insegnamento, di viverlo nella nostra vita, farlo nostro. So we thank him for these beautiful teachings. We will try to apply this teaching into our life to make it our own. So, to end this satsang, I'm going to sing this song again with a different melody, as I said in the beginning. Please listen to it with all of your attention, and then I guide you a bit into meditation.
Bhanjan tera naam ji, Dukh Bhanjan tera naam, Hath pahare aaradiye, Puram Satguru Gyan ji, Dukh Bhanjan tera naam ji, Dukh Bhanjan tera naam. Jankankar nirna avi, Rasna hari gun gao ji. Jankankar nirna avi, Rasna hari gun gao ji. Dukh Bhanjan tera naam ji, Dukh Bhanjan tera naam. Jis gat vas parabrahm, soi suhavatao ji. Jis gat vas parabrahm, soi suhavatao ji. Dukh Bhanjan tera naam ji, Dukh Bhanjan tera naam. Seva surate na janiya, na jane arand ji. Seva surate na janiya, na jane arand ji. Dukh Bhanjan tera naam ji, Dukh Bhanjan tera naam. ओत तेरी जग जीवना मेरे सतगुर गम गाद जी ओत तेरी जग जीवना मेरे सतगुर गम गाद जी दुख भंजन तेरा नाम जी दुख भंजन तेरा नाम बाए किरपल गजाइयां नाते सोग संताप जी बाए किरपल गजाइयां नाते सोग संताप जी दुख भंजन तेरा नाम जी दुख भंजन तेरा नाम तत्तीवा ओं ना लागदी सतगुरु रखे आप जी तत्तीवा ओं ना लागदी सतगुरु रखे आप जी दुख भंजन तेरा नाम जी दुख भंजन तेरा नाम गुरु नारायण दा जा गुरु गुरु सच्चे सिरजनियार जी गुरु नारायण दा जा गुरु गुरु सच्चे सिरजनियार जी दुख भंजन तेरा नाम जी दुख भंजन तेरा नाम गुरु तुत सब किछ पाया जन्ना नेक सदबलियार जी गुरु तुत सब किछ पाया जन्ना नेक सदबलियार जी दुख भंजन तेरा नाम जी दुख भंजन तेरा नाम दुख भंजन तेरा नाम जी दुख भंजन तेरा नाम
The massive power or the non-power of which Guru Arjan Dev was talking about in this bhajan, at this point is so very present. We are wrapped in it. It's a wave of grace that it's above us, inside of us. And if you are receptive to it, it's very easy to go into meditation. Quindi il potere del Nam di cui Guru Arjan parlava in questo canto è così presente, ci avvolge, ci compenetra. È con noi, dobbiamo solo cercare di sintonizzarci, di collegarci. So for this, let us try to close our eyes, look within, and forget even the place where we are sitting, forget even the body in which we are living. Quindi per far questo bisogna sedere tranquilli, dimenticare il luogo in cui siamo, dimenticare anche il corpo in cui viviamo, and only steadily look in the middle of what we see in front of us. E continuare a guardare in modo ininterrotto nel mezzo di ciò che vediamo davanti a noi. So with this inner eye that doesn't need the other eyes to see, let's keep looking in the center, what is called the eye focus. Quindi con questo occhio interiore che non ha bisogno degli occhi fisici per vedere, cerchiamo di guardare nel mezzo di ciò che vediamo, ciò che è chiamato il focus dell'occhio. As far as we look, we don't think. We are so busy looking that we don't think. Finché guardiamo, non pensiamo. Siamo così impegnati a guardare che non pensiamo a niente. So we experience a certain silence, mental silence, inner silence. Quindi sperimentiamo un certo silenzio interiore. Finally, we experience silence. Not just another silence, but an inner silence in the mind. Finalmente sperimentiamo un silenzio interiore, un silenzio nella mente. Non necessariamente esteriore. No thoughts. No waves. Nessuna onda mentale. Silenzio. Silence. And to help ourselves keep this state of silence, we slowly repeat the Simran so that we may help ourselves further on in keeping the mind silent. Per cui per aiutarci ulteriormente in questo, cerchiamo di ripetere il Simran così da impedire ulteriormente alla mente di vagare. So only these two actions should continue, looking and repeating. Looking for him, calling on him. Quindi queste due azioni soltanto dovrebbero restare. Quella di guardare, cercare lui, guardando per lui, e quella di chiamare il suo nome, di invocare il suo nome. No other thoughts, no other mental activity, nessun altro pensiero, nessun'altra attività mentale. Only the Surat, which is the other expression of the soul, should be active. Solo il Surat, che
l'espressione esteriore dell'anima dovrebbe essere funzionante, attivo. So let's keep looking in the center. Let's keep repeating the Simran. Per cui continuiamo a guardare nel centro. Continuiamo a ripetere il Simran. And if you're able to do it for just a few minutes, keep this inner silence, then the darkness will fade away and the light will come. E se riusciamo a mantenere per solo alcuni minuti questo silenzio interiore, allora il buio si dileguerà e al suo posto verrà la luce. And this light will bless us. Will infuse in our being a sense of bliss, peace, joy, ananda. Infonderà nel nostro essere un senso di pace, di gioia, beatitudine, ananda. So we pray to your Supreme Gurus to please bless us. Per cui preghiamo i nostri Supremi Sadguru affinché ci benedicano.